Raga, finalmente è arrivato! L'ho preso dopo mille mila mesi che stavo aspettando, è rimasto anche in Italia. Finalmente è arrivato. Lo Sherpa Style. Allora, il cofanetto è troppo carino. Adesso lo apriamo. Con una mano un po' complicato. Allora, vediamo un po'. Eccolo qua. Il nuovo Shark Flex Style. Adesso vi faccio vedere bene tutti i prodotti, tutti gli accessori. Allora, vi spiego un attimo. Qualche anno fa ero entrata in fissa per il Dyson Airwrap, però 500-600 euro per un phon, ho detto anche no. Quindi, cercando in rete, ho trovato questo valido sostituto, soltanto che fino a poco tempo fa non era venduto in Italia, era venduto soltanto all'estero, in Canada e negli Stati Uniti. Invece finalmente adesso è arrivato. L'ho guardato 2300 recensioni americane e niente, tutti quanti si trovavano benissimo, anzi tantissimi dicevano che addirittura era meglio del Dyson e quindi niente, mi sono innamorata di questo prodotto. Finalmente è arrivato in Italia, adesso ce l'ho anch'io. Allora, intanto sto togliendo tutti gli accessori che adesso vi faccio vedere. Il bauletto è troppo figo, è tipo quello del Dyson, sembra in pelle adesso, penso sia finta, non lo so, però è molto, molto carino e comodo anche utile. Allora, spiego un attimo i prodotti che ci sono, cerco di capirli anch'io. Allora, questo che è il cilindro autoavvolgente e è sicuramente il primo accessorio che voglio provare, solamente vedere come funziona sui miei capelli, sono super curiosa. Poi abbiamo la spazzola ovale, liscia e rimuove l'effetto crespo aggiungendo volume ed elasticità. Questa. Andremo a provare. Poi abbiamo la spazzola piatta che è per fare il liscio in un colpo solo. Anche qua. È simile all'altra, solo che l'altra è il giro proprio qua in giro. Poi abbiamo beccuccio concentratore per lo styling liscio, che è questo qua, per fonarli in maniera diretta, per avere la gettata d'aria diretta. E poi il diffusore per la definizione dei ricci. Il diffusore è questo, e qua vedete che c'è questa levetta, adesso lo faccio vedere, questa qua, e praticamente se tu, sì, vedi, si allungano. E qua niente, in base alla lunghezza che hai dei capelli, mi sa che deve essere allungata oppure riaccorciata. Lo scoprirò. Ok, e poi c'è la base. Adesso la vado a prendere. Eccola qua, la base. Sembra molto leggero. Sì. Qua ho non so, il cosino che devo cliccare per. Adesso vi faccio vedere per. Fare in modo che lo shark sia come un phon normale. Sì, l'ho tirata verso il basso questa levetta e ruotando vedi, diventa tipo phon. Invece per riportarlo in posizione la riclicco e la sollevo, che sollevo il coso, non so come chiamarlo, scusate. Ok, dai, vado a lavarmi i capelli e poi ritorniamo e facciamo la piega insieme. Allora, eccomi tornata e adesso ho appena finito di lavarmi i capelli, mi metto un attimo un olietto che utilizzo sempre per le doppie punte. Allora, questo. Ok, che deve essere messo prima dell'asciugatura. Noi capelli possiamo provare il nuovo Shark. Ok, allora intanto ho imparato prima levetta e abbasso, vediamo, let's go. Devo dire che è davvero veloce e poi appena lo spiego si spegne davvero subito. Allora adesso metterò quelli che direziona il getto d'aria. Metterlo è molto semplice, vediamo poi a toglierlo. Allora, questa è la massima potenza. Comunque diceva nelle istruzioni di asciugarli per il 50%. Quindi adesso vado a prendere gli attacchi che voglio provare oggi. Quindi quello per il liscio e poi quello per il poccolo. Vi faccio vedere anche come si toglie, perché ci proviamo insieme. Qua c'è un lucchetto.
penso di dover cliccare verso il basso. Ok, sì, è stato semplice. Da, proviamo quello per il liscio. Okay. E lo riporto dritto. Ok. Allora, qua sono asciutti almeno al, direi, 70%. Quindi adesso provo l'ultimo attacco. Comunque, vedete che liscio... Vabbè, contate che io adesso faccio un trattamento alla cheratina, quindi da mossi, crespi che ce li avevo, adesso ce li ho molto più lisci. Però è super comodo. Beh, adesso non sono asciutti al 100%, ma sono belli dritti. Vabbè, proviamo l'ultimo attacco. Allora, contate che poi questa è la primissima volta che lo uso, quindi di sicuro starò anche sbagliando qualcosa. Vabbè, vediamo. Allora, stacco e metto quello per il boccolo. Questo qua è right, destra. Quindi in teoria, quindi di qua. Va bene, dai, ci proviamo. Ma qua, qua potete regolare anche il calore e la velocità. Quindi attenzione. Ok. Forse dovrei prima suddividere i miei capelli in sezioni, come consigliato. Allora, avrei dovuto fare così anche per il liscio, vabbè. Raga, è una cazzata. Cioè, guardate il boccolo. Una cazzata farlo. Faccio prima tutta questa metà e poi farò l'altra. Cioè, ma vedete la velocità con il quale li sto facendo? Lato destro direi concluso. Guardate. Sto dietro. Ok. Adesso procediamo col lato sinistro. Unlock e tolgo. Tra l'altro prendendolo dal fondo non è nemmeno caldo. Left. Left side. Ok. Fatto anche questo, va bene così. Cioè, notate comunque qua come sono molto più lucidi rispetto a al mappazzone qua. Done. Finito. Mi è venuto un po' meglio il lato destro, però perché ho più manualità. Comunque anche questo è leggerissimo, mentre io il phon normale lo tenevo tipo così per non, per non sentire il peso, perché dopo un po' mi fa male il braccio. Invece con questo una pacchia. Ok, adesso li pettino. Ma anche no, credo di pettinarli, però vabbè. Pettiniamoli, vediamo. Sì, mi è venuto decisamente meglio questo lato rispetto a questo. E niente, la prossima volta mi impegnerò un attimino di più, però guardate, è davvero bello. Per me ha provato questo nuovo Shark Flex Style. E niente, spero che vi sia piaciuta la mia recensione, e è la mia primissima recensione, non ne avevo mai fatte. Se volete vedere gli altri accessori, quindi come il diffusore, quello per fare i capelli più voluminosi, eccetera, mettete like e scrivete nei commenti. Ciao!